problema. Se porti Buonasera. Qua. Che bella casa! Buonasera. Se porti qua io. Bella casetta. Cos'è che c'hanno le porte? Non le apro. Cioè, forse c'è ancora porta. Qualche fuori di proiettile. Può darsi. Vedi, No, l'ho fatto chiudere il forno proiettile. Era tutta staccata. Bucata, era sta cazzo di porta. Vabbè, signori. Niente. Salve. Ciao, Valeria. Eccomi. Ciao, buonasera. Ciao, bella. Come va? Non c'è male. Potrebbe andare meglio, ma potrebbe anche andare peggio. Dov'è che l'avevamo fatta piazzare la finta bomba? Cucina. Cosa? Niente. Cosa? Niente. Finta bomba. No, perché non cercano un macete su una schiena? Perché no? E niente. In teoria era qui. Nel cartone da pizza, giusto? Già. O nel frigorifero. È stato generico. Mi scusi? Ah. Acqua passata. Ormai sì, acqua passata. Sì. Però che cazzo di vista. Porca troia. Ma, ma giusto. Che cazzo fa? Ma giù sotto c'è pure il bar. No vabbè, io adoro sta casa, l'adoro. Ma io voglio sapere quanto era preso. Dov'è che l'avevamo fatta piazzare la finta bomba? Qui è un suicidio facile. No. E c'è? Non credo neanche che ci muori da qui, no. Fra un po' se Jack ci ha invitati. Big culo. Tu quanto ancora riusciresti a sopportare tutto questo? Poco. Già non lo sopporto più, no. E se succedesse altro? Non credo resisterei. Sono stanca. Non sei da sola. Non so più come reagire. Non so più cosa fare. Ho voglia di lasciar perdere tutto, ma sento di non poterlo fare ora. Perché no? Non lo so. Sì, egoista. Non ci riesco. So che gli altri lo sono. Ma io non sono come loro. Certo, anche io sono. Lo so. Ma non lo sai quanto credi. Cosa? Non sei egoista quanto credi.
Io ti dico di esserlo per una volta nella tua vita. Ti può fare solo bene. Se fossi egoista per una volta nella mia vita, lo sarei per sempre. Non credo. Io credo di sì. Leggi tra le righe. Voglio dirti una cosa. Dimmi. Non so quanto ancora resisterò. A cosa? Dall'altra. Dalle voci. La voce. E che ormai non è neanche più. Ho capito. Ne arriverà il momento in cui dovrò eliminarla. In che modo? Eliminando anche me. Non ci sono altre soluzioni. No. Visto che non sono riuscita ad allontanare né te né gli altri, a questo punto vi preparo per l'inevitabile. Lo stavi facendo apposta. Già. Fa male sentirtelo dire. Cosa? Che è l'unica soluzione. A un certo punto bisogna accettarlo. Con il dolore bisogna conviverci. Sto già convivendo. Deve quasi diventare tuo amico. Come si fa a farsi amico il dolore? A un certo punto è così tanto una costante che non ci fai neanche caso. In alcune situazioni aiuta anche. E fidati. Sarebbe molto peggio se non la eliminassi. Sarebbe un dolore più grande per voi, sia fisicamente che mentalmente. Non so se riuscirò ad accettare. Non ti chiedi di accettarlo.
Io non riuscirei neanche a fermarmi. In che senso? Nel senso a fare come sta facendo Dion. Cercando di darti una regolata. Già. Non so comunque quanto lui ci riesca. No, non ci riesce, infatti. Appunto. Ti sono mai sembrata una che riesce a farsi dare una regola dagli altri? Assolutamente no. Appunto. Non l'ho mai creduto. Alla fine l'ho sempre accettato. Ed è questo che mi è sempre piaciuto di te. E il fatto che ti lasciassi libera. E il fatto che accettassi qualsiasi cosa nel bene e nel male, e non nel senso di essere passiva. Cioè all'inizio non eri, per carità, eri rincoglionita da far schifo. Però adesso, non so, sei più consapevole, più adulta. Sei cresciuta, Dena. Ho dovuto. Già. Nel peggiore dei modi, però... È andata così. Già. E grazie a voi, comunque. Grazie. Mi sarei ammazzata prima del tempo. No. Beh. Ancora non è successo. Quindi grazie. Beh, ti abbiamo tenuto impegnata ad ammazzarti. Già. È impegnata a farti ammazzare. Sì, è molto più divertente rischiare. Assolutamente. Non mi sarei mai aspettata che diventassi così, sinceramente, ma io dalle mie previsioni. Neanche io. Beh. Bello, no? Già. Non eravate a fare tirare sul muro degli altri. Non è che siano così in grado. E allora cosa ti tira sul morale? Non ne ho idea.
Non credo sia possibile. Sono su di morale quando dimentico, ma non voglio dimenticare, perché altrimenti divento inutile. Dimenticare l'incidente. Quando lo dimentico, penso che almeno ci sia qualcosa per cui valga la pena vivere. Quindi va bene. Ma divento inutile. E dire che non so, una settimana fa eri tu quella a dirmi, ma tu ce l'hai qualcosa per vivere? Già. Per il momento abbiamo un obiettivo, almeno. Ma raggiunto quello, oppure... Una volta che avremo fallito, cosa ci sarà? Wow. Cosa? Io non... Sto ripensando a... Nella prima volta che abbiamo parlato da sole, no? Quando ti volevo gonfiare di botte. Ehi. Wow. Ho un'altra persona. Già. Lo so. Sono veramente fiera. Del fatto che sia impazzita. Impazzita. Disturbo? Un po'. Sì? Ah, ok. Ho messo. Posto sbagliato comunque. No, troppo alto. Vogliamo farci un giro qua sulla montagna? Ok. Questa casa è bellissima davvero.
Quanto sembrano idioti quando devono camminare in discesa, ragazzi. Cazzo. Opla. Oh cazzo! No! Mi sono fatta malissimo. Porca. Le mie cazzo di ginocchia. Non so come hai evitato di saltarmi in testa. Magari mi sia durato. Magari sì. Non è stata l'idea più furba del mondo. No. Ma l'ho visto solo io. Io non stavo guardando, ma sento il rumore. Che cazzo è? Aia! Tutto ok. Non ci credo! Come? Io ho visto letteralmente volare. Ok. No, le ginocchia mi stanno implodendo. E tu salti. Sono una coglione, ecco perché. Su questo non c'erano dubbi. Neanche. Ok. Sì, semmai ci divertiamo stasera. Vedremo. Siamo un attimo a giù. Ragazzi, no. Elena la amano. Che dobbiamo fare? A quanto pare ha ricevuto un'altra chiamata anonima. Cosa voleva? Volevano che gli dicesse su di me qualcosa, ma lo si è rifiutato. Alla prossima gli darei un punto. Sì, decisamente. Spero mi diverto un po'. Almeno. Ebbene. È successo nulla di eccitante, quindi. Abbiamo passato 2 ore a cercare Ariel. Io stavo andando con alcuni a cercare una persona, ma alla fine mi hanno tagliato fuori. E bisognava cercare. Non mi risponde.
Ok, non chiedo. No. Ehi. Mi senti? Ehi. Mi senti? Sì. Si era rotto. Ogni tanto si blocca la mascherina. Ho capito. Dico, sei stata troppo tranquilla. Già. Ma l'ultima volta che c'è stata una serata molto tranquilla è stato l'altro ieri. Sono andata a letto presto. E ieri. Un disastro. Già. Magari è successo un disastro anche oggi. Chi lo sa. Se ci spera. Mia amica non mi ha detto che volete sposarmi. Già. Stavolta sul serio. È da pazzi. Lo so già. Beh... Beh, Dion è fortunato, insomma. Perché? È fortunato. Dici? Già. Io non credo. E perché non servì all'esterno? Dall'esterno sembra fortunato. Sì. Sei tu quella sfigata ad averlo trovato? Nonostante tutto mi ha aiutato. Beh. Sono cresciuta anche stando al suo fianco. Innegabile. Non penso sarebbe stata la stessa. Beh, sicuramente ci avresti messo molto più tempo. Mi senti? Sì. Ok, intanto... Questo è certo. Quando avete intenzione di sposarvi? Quando ci sarà un avvocato. Ma guarda che c'è. Sì, è nel senso quando riusciremo a contattarlo e ci siamo entrambi. No, perché a me prima mi sono stato al telefono. Non vogliamo fare nessuna cerimonia. Potrebbe essere un bel casino con una cerimonia. Stiamo parlando di Leon che si sposa. Penso che lo odi mezza città, se non tutta. Niente, tutta. Appunto. Figurati che
Ieri, durante la rapina, c'erano due persone che conoscevamo da tempo. Con le quali ci siamo fatti non so quanti anni di carcere insieme. E persino Noro gli stavo sul cazzo di ora. È assurdo. Già. Ma neanche così tanto. Beh, no. In un certo senso li capisco. Sì, si possono benissimo capire. Sono io quella strana. L'unico freno inibitore che mi ferma dall'ammazzarlo ogni giorno sei tu, praticamente. Non so se ridere o piangere. Beh, libera interpretazione. Ci sono momenti in cui lo ammazzerei anch'io. In quel momento posso chiamarmi. Sì, ma passano. E quando passano non so come la prenderei. Non dovrebbero passare mai. E invece. Ora l'ho rotta. Pronto? So che sto disturbando, ma è importante. Dimmi. Tu vorrevi una casa? Sì. Quanti soldi hai? Non molti. 35.000, credo. C'è... Ho incontrato Orlando. Sì. Che è ancora per stasera e ancora vende case. Sì. Dovrei parlarne con Leona, che... Lo so, non vuoi farlo stasera? No, non stasera. Ok, allora non saprei. Allora mi sa che non riusciamo. Cioè, nel senso, non con lui, gli altri sono un po' me. Diciamo che non sono proprio. Sì. Va bene, dai, tranquilla, Rena, c'è. Non ti Ok. preoccupare, vai. Sì. Ti voglio bene. Ok. Scusa il disturbo. Tranquillo. Delta. Mi senti? Stai parlando? Forte e chiaro. Cosa c'è? Oh, cacchio. Oh, cacchio.
Andiamo. Ok. Siamo tutti distrutti, ragazzi. Siamo tutti distrutti. Nonostante tutto, io continuerò ad amarti, Noah. Ed è questo che mi farà più male. Tra gli altri. Non ho capito. Torna dagli altri, vai. Ok. Shit. È una bella merda. Però mi piace un sacco tutta sta storia, raga. Oddio. Ho come la sensazione che Noah provi qualcosa. Non ne ho la certezza, ma ho questa sensazione. Leone fortunato. Vedere dove Aki. Ehi, hey, dove sei? Hey. Sono tornata alla casa. Sul retro. Arriva. Si mangia carti. Eccoti. Dove sei? Dove sei? Sono qui, un ninja. Aia! Che craniata! Scusami, oh no! Sì, c'è la statua che dabba. Tra tre anni mi alzo. Ti aiuto, mamma ecco. Mia. Aspetta un secondo. Sì. Ma? Aspetta. Mettiti vicino, faccio una foto. No, aspetta. Sì.
Bellissimi. Fatto. A che? Ah, io, che male. Che giravolta. Ma cosa, ma? No, niente, non hai visto? No, cosa? Ok, no, niente. Ok. Se ci sarà una cosa un po' strana. No. Le vie del Signore sono la morte. Aiuto, sono morta qui dentro. Ciao, Elena. Le vie del Signore? No, Alex, sì. Però aspetta. Poi, oh, mamma, ma tu sei... Ti puoi alzare e risedere, Jack? Sono andata nella vasca. Come cazzo l'avete fatto? Chi vuole bere, chieda pure a me. Diciamo, immaginandomi sdraiata... Io in realtà avrei fame. Ho grigliato dei panini, Elena. Vabbè, c'hai preferisci carne o pesce? Come stai lì dentro? Anch'io voglio un panino di carne. E niente. Non l'ho mai provata, caldissima. Grazie, tesoro. Tra l'altro complimenti per esserci riuscito a entrare. No, è basta che ti immagini dentro, ecco. Sì. Zac. Grazie. Va prego. Giuro, adesso a chi? Bella questa statua. Non lo sape. Io adesso butto questa ma cosa. Che stile è? No, no, non ti no, spostare. No, perché lui ha brutto... Ah! No, ecco. Ma... servivi come... come che palle. Ma hai visto che è bella questa casa? Sì, l'avevo vista solo da fuori. Aia! Ma... Sai quanto l'ha presa? No. 100.000 dollari, solo 100.000 come? Dollari. Come? Sì. È colpa nostra? No. Ok. È proprio la gente che non sa valutare le case. Ma infatti... Vado ad esplorarla. Andiamo insieme. Io già l'ho esplorata una volta. Mamma mia, c'è un po' di cappone qui dentro. No, effetto luce. Voglio salire. Ma all'acqua qui, ma cosa? Lo vedi questo quadro? Uh-huh. A seconda di come lo guardi, vedi una cosa diversa. In che senso? Che nel senso che è uno schermo che a seconda di come guardi lo schermo cambia immagine. Tipo, mettiti di qua. Aspetta. It's raining man. Hey! Alleluia, it's raining man. Hey! Alleluia. Leon. Hey Elena, scusa, mi stavo facendo. Tutto ok? Tutto a posto te? Tutto ok. No, anche è sempre uguale. Sai dove che sono? Non è vero. Dove? Te la ricordi la casa in cui abbiamo fatto l'attentato? Sì. Siamo lì. Perché? È casa di Jack. Come è casa di Jack? E ora è diventata casa di Jack. Quindi dobbiamo spararci? Ma magari no. Ah, peccato. Vabbè. E dai, ti raggiungo magari tra poco. Ok. Ciao. Ciao tesoro. Aki. Aki. Non cambia per un cazzo il quadro, regà. Aiuto. Aki. Ops. Tutto ok. Aki, dimmi che lo sapevi, ti prego. Cosa? Hai dato una di quelle facciate astrali che la metà bastavano.
Niente, se tu hai fatto non male. Cambia un cazzo il quadro, che... Dai, metti un attimo pausa, Alex. Non è vero. Che ne troviamo una. Mi sposto. Senza... No, 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 mi sposto, vieni tranquillo. Qua, vieni qua. No, tanto anche Zach c'è lo stesso problema. Sì, sì. Ok. Ragazzi, ma fanno schifo le canzoni quelle a pagamento. Non si paga. Non fanno proprio schifo. Quelle non a pagamento. Quelle non a pagamento sono bellissime. Ecco. Vedi? Finalmente qualcuno con i miei stessi gusti. Sì, no, è più profonda questa che quella lì. Oh, madonna. Ma le casse dove ce le hai? Vorrei buttarmi, ma... Su quelle integrate del computer. Porca. Purtroppo. Cioè, sì. Scusatemi. Jack, tu ce l'hai. All'acqua sei, dentro casa. Dio mio, è bellissima. Ne voglio una così di casa. Facciamo lo scherzo della piscina. Dai. Cosa? Adesso quando arriva gente gli diciamo fare un tuffo. Ma non ti sei tuffata bene, vedi? Quest'acqua è così leggera. Ma in teoria comunque quasi tutta la musica chi l'ha sentita bene remixata, quanta leggera, non ha copyright. L'ha sentita tutta in faccia. No, questa qua ce l'ha. Ma è leggerissima. Che significa? Fidati, perché non è remixata da Pino. Certo, sì. Cioè come se fosse un David. Ma cosa fa quello? Scarico pure questo. Sì, guarda, come, mare, guarda come si crede giovane, Hector. Lì in fondo ci sta il mare, Hector, sei vecchio. C'è quell'effetto di vedo non vedo. Sì, questa cosa devi mettere allora. Buongiornissimo, cosa? Caffè. Cosa? Vaffanculo a tutti voi. Ecco. Cos'è buongiornissimo? Vabbè, arriva bravo. C'è uno che fa uno che è vecchio e fa il giovane, e uno che è giovane e fa il vecchio. E niente. Sento un'ambulanza. Grazie, comunque, grazie, grazie, davvero. Grazie! Prego, tesoro. Ti vogliamo bene, Hector. Come stai, Valeria? Dai. Mm? Come stai? Tutto bene, tutto? Un po'... Diciamo che sono giornate di merda. Pam, parvan. Mi scoccio di fare il ceppo. Ma oggi è ceppo... Dai. Oh mamma, aiuto, paura, no, però, però sono caduta lo stesso. Sì, vabbè, non è quello. Questa qua è un po' più lunga, Ma... Sto problemi per quel. Che cazzo fai? Oh mio Dio, ma... Zach, ma questa scala... Si ma... stava immergendo. No, non funziona. Non funziona. Ma che palle. Oh. Che palle, raga. No! Che è successo? Quanto costa? Con quell'acqua più leggera del mondo, ragazzi. Dipende. Ah, ma pure questa. Sto scaricando un attimo. Ma guarda il Rion. Sì, penso che... Ma perché sta zoppicando? E niente. Oddio, santo. Perché dovrei andare in ospedale? Ah. Ma non ho... Aspetta, aspetta, Jack. Hai l'erba medica? Sì, ce l'ho io. Non so perché mi sentivo di portarla. Hai fatto benissimo. Buona. C'hai l'accendino anche? Ma devi evitare di rubarmela. No, non ce l'ho l'accendino. Chi l'ha presa? Non l'ho rubata io. A chi? Tieni. L'accendino non te lo ridò. Ma chi se ne frega, ne ho 1000. Grazie, me l'hai trattato. Perché lui è ricco. No, perché i miei dipendenti sono scemi e ne prendono 700. È perché sei ricco. Leon, guarda com'è leggera quest'acqua. Leggerissima, talmente leggera che mi ci sono tuffato malissimo. Ma? Yeah. Che ti è successo, Leon? No, sei... Vabbè, forse non è il momento di fare domande. E beh... Sì, per il momento però no. Appena fumato. Beh, ho anche bevuto un bel... Ah, ottimo. Perché... Vuoi mangiare qualcosa, Leon? Hai bisogno? No. Ok. E basta. Va bene. Guarda, ciao, Elena! Ciao, tesoro.
Cazzo, quanto sei bella! Grazie. Tutto ok? Sì. Chi c'è? Jack, un meccanico, Valeria, Elisa, Zach, Hector, Aki. C'era anche Noah, ma... Delta. Ma? Delta? Fico, dov'è? Ha preferito farsi un giro. Un giro. Sì. Ah. Cosa? Ok. Ok. Che c'è? Quanto hai bevuto? Allora, abbastanza da sentire nella mia... Cosa? Tipo, non ho capito. Blup. Sento dei rumori tipo blup, blup, blup. Ma non capisco che cosa sono. Chi è quella? Non lo so. Io sono Storm, tu sei? Roy Lewis, piacere. Ciao, bella. Come ciao, è una festa, giusto qui? in teoria, c'è una festa. Sì. In teoria. Io sono Elena. Piacere, Roy. Chloe? Roy, R-O-H. Roy. Sì. Il nome è particolare. È un nome tahitiano, diciamo. Vieni che... da Tahiti? Sì, vieni da Tahiti? Sì, sì, vengo da Tahiti. Cazzo, sono... che tre amici sono appena trasferiti a Tahiti. Sì. Ah, beh, spero che si trovino bene allora. Sono stata a Tahiti, è molto bella, è calda. Sì, diciamo. Sei stata a Tahiti? Sì, ci sono stata a Tahiti, tanto tempo fa. No, io no. È bella Tahiti. Mi sentite? Perché ho avuto un piccolo problema. Sì, sì, ci sentiamo. Sì. Perfetto. Oh, chiaro. Sì, comunque si sono di lì. E niente. Così. Ma... come mai sei venuta qui? Da quanto tempo sei qui? Sono arrivata ieri sera, ma tu mi costa bene, perché mi sembra un po'... Che amico? Ehi, non sono... sono il suo futuro marito. Sì. È un bravo. Però è davvero... Volevo sposare questo tizio, perché mi sono un po' losco. Anche okay. Io sono un po' losca, scusa. Sto scherzando. No. Non è vero. Sai che l'ultima volta che siamo stati qua abbiamo sparato alla casa e agli ospiti? No, agli ospiti no. Almeno io non io. Ho sparato anche gli ospiti. per quello loro vi hanno dato la casa. No, non è nostra. No, è del nostro amico Jack, ma non abbiamo sparato a lui. Abbiamo sparato ad altri proprietari precedenti. Sono scappati, sono andati in Italia e sono rimasti lì perché avevano... caca! Ok, beh, che storia molto interessante. Vero. Comunque, io sono arrivata ieri in città. Qual è la camera di Jack? Non ne ho idea. Però l'ho controllato prima e mi sembra che sopra ci sia una camera da letto. Vado a prendere dei Kinder fin qui, arrivo. Così. Ma perché? Ma perché? Ma scusa, secondo, in quella casa c'è un distributore, veramente. Ma che cazzo? Non ne ho idea. Comunque... Vuoi andare in camera da letto? Assolutamente sì. Ok, andiamo in camera da letto. In cucina. Ti scusi un attimo. In salotto. E anche... Fate con calma, corridoio. Tranquilli. E anche in garage. E anche di lì. Vuoi venirti a noi? Ma scusate, non vi dovete sposare voi due. Siamo molto aperti. A te, te piace lei? E in effetti è molto bella. Beh,
Se avete una canna non dico di no. No, ce l'ho. Aspetta, ci penso io. Ok, perché no? Devo dire che mi sono un po' annoiata in questi due giorni in città, da quando sono arrivata. Sì, oggi soprattutto è stata una serata un po' noiosa. Io ho fatto un giro in città, per tutta l'isola, a dire vero, vedere se c'era qualche locale aperto, ma ti fai conto che allora, è entrato solo una persona. Allora, amicizia lunga, ma avete chiamato già nell'altra casa, evitate di chiamare anche in questa. Vuoi unirti? No. Uffa. No, mi dovete chiamare in casa. Vabbè, lo faremo quando non ci sarai. Ma fra tutti i posti proprio qui, eh? E metti il cappuccio. Come, scusa? Certo. C'è la cara, quindi. Non dovete scopare in casa mia. Ci scopo solo io in casa mia. Sarebbe per me in realtà, quindi io non c'entro nulla. Che fanno loro sì, due. Sì, sì. Allora, io la canna te la do, però non andare a chiamare con questi due depravati. Andiamo in casa. Ma mica siamo depravati. Me l'hanno proposto effettivamente, però insomma non mica detto di sì subito. Sono dei depravati, stai tranquilla. Ma vabbè, quindi possiamo in giardino, ho detto non in casa. Vuoi qualcosa da bere? Nel cespuglio, andate nel cespuglio. In garage? No. Sulla macchina. Roy, giusto. Perché forse è più importante macchina. Del garage. Sì, il garage sono Roy. Piacere, piacere. Sto facendo attualmente il barista perché Marco, cioè, purtroppo non è più venuto nessuno. Mi ha appena scritto un messaggio perché l'ho conosciuto stasera, gli ho fatto un... perché sono contadina, gli ho fatto un po' di frutta, adesso sì, aveva detto più... che stava tornando giù per il cosa ti posso dare? Martini, gin, vodka, senzio. Vodka. Qualcosa di leggero che sennò finisce che Leon. Beh, la vodka è leggera, male. Giusto? Leon. Sì? Che stai facendo? Ma sì, tutto Buone. Leggero. Disegnavo un cuore tra di loro. Guarda. Sì, un cuore. Mi sembra un... il blu e il verde vanno bene insieme. Quanto ha bevuto? Non lo so, ha bevuto un bel po', Marco. Però. Marco! Salve! È il tempo della strada. Ovviamente siamo un po' inculati qua. Perché? Che è successo? Poi, no, dico che è un po' il posto, è un po' inculato. Non l'ho ancora inculata in realtà. Qualcosa. Hai bisogno di qualcosa? No, ho venduto qualcosa. Avete un accendino per tanto caso? Dotato... Sì. Dammi il resto, no, se ce l'hai, che ora me ne occupo io. Grazie Zac, mi ha fatto un piacere. Perché comunque sembrate tutti gente molto simpatici. Ci ho fatto guadagnare un po' dei sordi. Fatto bene. Ma grazie. Tu aiuti sempre. Un po' rotti, ma simpatici. Sì, so. Abbiamo anche tante altre capacità. Leon? No? Ti serve ancora l'erba medica? No, compratevela una casa per scopare. Ehi, ce l'abbiamo una casa per scopare. No, è una stanza di motel. No, è una stazza. Allora, se volete vi affitto l'altra villa. Però me la dovete ma pagare. Ma avere l'accendino? Se chiamare, mi sì, dovete scusa. Pagare almeno. Davvero l'affitti? A quanto certo. L'affitti? Non lo so, ci devo ragionare. Però ho comprato sia questo che il vigneto. Grazie tesoro. Hai fatto bene. Anche il vigneto ti sei comprato. Sì. Ma grazie, quanto grazie. È ricco, è più ricco di Hector! Ma quanto l'hai preso? Tu di quanti soldi ho io, scusami. Quanto hai preso? Hai che ne so, tu sei proprietario di un business, sei ricco. Jack. Io, vabbè, lasciamo perdere. Jack! Poi hai una moglie, sei ricco. Ma quanto l'hai preso? Con tutte le sue proprietà. No, quanto questa. Sì? Lasciamo perdere quel discorso, quanto? Per favore. A posto? Ma io mi faccio un bagno. È molto leggera quest'acqua, Roe. 100.000 dollari. Entraci e capirai. 100.000 dollari. Va bene, signori. Io ho invitato anche due amici. Spero che portino altra gente. Beh, metto arma al cono. Va bene, se vi serve tranquillo, qualcosa. Marco. Un ospite sei, non sei un barista, ricordati. Marco, rimani con noi. Dai, non rimani qua. Ci smettere mai. Va bene. 100.000 dollari. A me pare sempre il solito Lione. E io qua ho brutti ricordi. Belli e brutti. Cioè, con quello che hai risparmiato per la casa possiamo scolarti in tutte le stanze, che tanto puoi cambiarle, non è un problema. Dai, andiamo. Ma comprati la casa di parte. Leon. A chi? Sì, stai attento. Ci inseguirà. Ci insegue, mi sa. Allora, eccolo. Mettete almeno un sacchetto sotto. Qualcosa, un telo. È una stanza che preferisci, non so. Ma se ce lo dici?
No, basta che non mi chiamate nel mio letto, ma so già che andrete lì perché siete dei qual è il tuo letto, scusami. Ecco, appunto. Questo, fagli... io dormo qua, guarda. Io credo di averlo trovato prima. Amore, fagli... È la stanza degli ospiti. Devono... esatto, la stanza degli ospiti. Tanto ormai si sono messi in mente di fare questo, cioè non è che... non abbiamo problemi, facciamo in cucina. Immagino che non avete problemi. Stanza degli ospiti, almeno è circoscritto, devo fare pulire solo una stanza. Di qua. E questa qua a sinistra, amore. No, cioè avete pure due persone che vi osservano. Che inquietante. Vabbè, non lo so, quello a sinistra a me sembra un bell'uomo comunque. Puoi guardare. Sì, in effetti lo è. Quell'altro è da grandi poteri derivano grandi responsabilità, o mi sbaglio? Sì, è lui. Ah, sì. Va bene. Ah, ma guarda, lo sta sparendo. È il presidente Clinton, chiaramente. È chiaramente lui. Aspetta, adesso andiamo nella stanza di Jack. Che bello anche qua, però. Però questa è carina, sì. Ah, ce l'ho fatta! No, aiuto! Oh no, Leon! Leon? Sì? Stavi provando a salire? Sì. E non ce l'hai fatta. No. E mi dispiace. Anche a me. Ciao. Ciao, tesoro. E dobbiamo mettere una posizione. Cosa? Cosa preferisci? Saltiamo il letto. Siccome? Ah. Beh. Allora, non lo so. È un po' insfruttabile. È un po' tutto insfruttabile. Eh sì. È proprio insfruttabile. Farò un collage di queste robe, ragazzi. Gira la testa. Vuoi sdraiarti? Voglio bere. Bere cosa? Alcol. No, magari no. Salve, signorine. Magari basta alcol. Anzi, non magari. Basta alcol. Va bene, mogliettine. Ma non siamo ancora sposati, Leon. Vabbè, mi chiama a chi? Come è andata oggi? Cosa hai fatto? Raccontami un po' la tua giornata. Né? Abbiamo cercato Ariel. L'avete trovata? No, ma mi ha scritto un messaggio, mi ha detto che sta bene. Meno male. Poi? Poi... ho chiesto anche ad Aaron, perché le ultime volte che Ariel è scappata... l'ha sempre trovata lui, oppure l'ha portata lui lontano da qualche parte. Mi ha detto che non l'ha vista. Però poi... mi ha richiamata e... e lui mi ha fatto domande sull'omicidio di Arthur. Ah, tipo?
mi ha chiesto informazioni su chi l'ha ucciso. Come era fatta. E che gli interessa? Non ne ho idea. Gliel'ho chiesto, non mi ha risposto. Pure ieri non sembrava... Non ho capito. Ieri non sembrava molto interessato, sbaglio. Già. Guarda caso che quando lo abbiamo chiamato la prima volta, dopo averlo chiamato, Ariel mi ha scritto. E per il resto? Ho parlato con Noah. Mm. E come ti sembra? Stanca. Di cosa? Di Delta. Mm. Vieni un attimo con me, per favore. Ok. Vai, vai. Credo che Noah farà una grandissima... Non ho capito. Credo che no, farà una grandissima cazzata. Non credere, è così. Se lo sai, perché non la fermi? Perché sono stanca anch'io. Di cosa? Di tutto, Leon. Adesso abbiamo un obiettivo, no? Cioè? Trovare Coco e Gabriele. Sì. Ma una volta raggiunto o fallito, cos'altro abbiamo? Beh, abbiamo loro due in più. Magari ci daranno nuovi elementi, ci diranno qualcosa, noi avremo una nuova missione. Magari scopriremo che possiamo salvare l'isola, gli abitanti, il mondo. O questo se li troviamo. E se falliamo? Se li falliamo ci siamo noi. Cioè... Se falliamo, magari Noah non fa cazzate. E se lei le fa? Io ho sempre detto una cosa. Sai meglio di me che non si possono fermare le persone se non hanno intenzione di fermarsi. Tu lo sai cosa ho sempre detto, no? Io e Noah ce ne andremo insieme. Sì. Aspetta. Che c'è? C'è una persona sbagliata.
Vabbè. Che oggi ha cercato Noah? Cercato Noah? Sei sicura? Uh-huh. Non ne sono certa, ma ho questa sensazione. Guarda un po' chi è arrivato. Sì, sì, lo so. Ma sì, ma sì. Chef, vabbè. Ma sì, mica mi fa preoccupa quello lì. Sì, infatti. Non so se potevo dirlo, raga. Non lo so se potevo dirlo. Posso avere il sospetto. Perché la sta cercando da un casino di tempo. Grazie. Grazie. Senti. Dimmi. Noi due ci sposeremo, ok? Sì. Costi quel che costi. Sì. Ma Leon, quando anche No andrà via, io non so quanto resisterò. Non so quanto ancora potrò tollerare il dolore. Secondo te perché sono ubriaco, scusa? Pensi che io ce la possa fare? No. Ha perso mia moglie. Ha perso poco Gabriele. Arthur. Prof in coma. Tutte le cazzo di cose che ci buttano addosso. Sì. Come aria vederla così. Non ce la faccio. Non ce la faccio più. Neanche io. Se dovessi perdere... Leon? Sì. Dicevo, se dovessi perdere Noah... Cosa faccio? Neanche io saprei cosa fare. Anzi, invece lo so. Io so anche che se no morissi io perderei anche te. Perché... Se io morissi... Non ti importerebbe così tanto. Questo è ciò che credi, ma non è così, Leon. Vogliamo provare? No. Ti prego, no. È abbastanza alto. No, Leon, ti prego. Per favore. Non andartene anche tu. Ti prego. Non me ne andrò, per ora, non senza di te. Andremo via insieme? Assolutamente sì. Anche perché, finché ha detto finché morte non ci separi. Già. Potremmo anche unirci nella morte, in realtà.
Potremmo. Ok. Perfetto. Faremo così. Sì. Ti amo, Leon. Ti amo anch'io.